Eccoci qua su questo gioco che è The Baby Yellow, un bambino giallo. Allora, si fa pipì addosso. Sì, ma non parlare. Ok, scusa. Grazie. 8 e 3, io voglio... No, io voglio ricontinuare tutta la capo. Eh? Devo spostare sto... Ok. Io mi faccio un panino. Io mi voglio fare un panino. Tosta, pane, fetta di pane. Bimbo, ti sei guardato la TV? No. Vabbè. Io già ti dico, ti vado a prendere i biberon. Dov'è? Bimbo, ma dove sei? Bimbo! Bimbo! Culla! Bimbo! Ti spacco qualcosa in faccia fra poco! Però, raga, no! Io voglio partire dalla notte 1 per farvi... vedere. Allora, comunque, notte 1 fa... già che ho scoperto la notte 1 fa già cagare in mano. Oh, ma ciao piccolino, ciao. Ma quanto sei carino. Ciao. Aio. Anzi, aio. Vuoi fare una cosa? No. Una... dai, non fare quella faccia. No, sono uccidendolo. Vabbè, io ti voglio entrare qua dentro. Entra piccola mosca, brutta mosca, entra qua dentro. La blilla, blilla bambino. Stai zitto un attimo che ti metto qua dentro. Allora, ui, dai, non essere triste. E che ehi. Bimbo, la vuoi un uovo? Cavolo! Ehi, ne ho nato viziato! La vuoi un po' di uovo? Di nuovo! Devo prendere questo! Devo prendere uova e uova! Vabbè, ti porti piperon che è meglio! Anzi, ti porto una sottiletta! Ti piace il formaggio? Anzi, no, ti fa cagare? Eccolo a te! Mangiati quello! Allora, comunque scherzo. Però da oggi in poi bevi da solo. Faccio i canestri con questo. Sei serio? Non pensi a me, ma pensi a me. Caspita di vabbè, ma bevi e ti spacco. Ah, madonna, stai zitto 2 minuti. Bello di papà. Non fare quella faccia. Io ti butto qua. No, sì, e resta lì a dormire. Avevi la faccia da Danica. La vuoi una bella botta in testa? E... ti sta per buttare a letto. Vai a letto, figliolo, vai a scuola. Ma sono non è. Lo potevi fare più meglio. Leggiamo la storia del brutto gatto. Allora, continuiamo la storia. C'è una volta un gatto che pisciò in testa a un bambino dicendogli che sta una bella villa. Il bambino distrutta tutto perché odia la natura. Fine. E ora io ti do questo. Però io ti voglio riempire di cose. Ho trovato delle orecchie da gatto. Andiamo a tagliare a mio figlio. Lo so, ho esagerato un bel po'. Notte. Però ora io mi voglio fare un bel... ma rubati tosta pane. Vabbè, mi faccio un panino, allora. Pane. Con aggiunta di cipolle.
un Atiball. The Bell è buonissimo, prosciutto. Però può prendere Atiball e metterla bene. No. Allora, poi devo farmi un compagno. Ok, allora, ora butto il formaggio, poi spacco un uovo, bene, e posso andare a vedermi la TV in santa pace. Allora, vediamo. Ah, oggi in TV dicono che un bambino sta per piante. Vabbè, io dormo. È proprio me dove il sangue. Il bimbo non c'è. Che carini. Bimbo, ti do le orecchie da gatto, diventi catnab. Dai, giochiamo l'ultima volta, fa questo. Perché sei troppo carino. E pum! Ehi, vuoi sapere una cosa? Ti odio, vai a cagare. Mi vado... Vediamo cosa cavolo ha passato. Mamma mia, poi mi sento un po' in colpa. Senti, bimbo. Visto che mi sento in colpa che ho buttato fuori senza manco un po' di cibo, tieni. Ah sì, resta lì un attimo. Allora. Uffa, ti vai in faccia. Ok, stavolta ora io ti tiro l'uovo in faccia. Oh. No, il bambino piange. Mamma mia, ti devo buttare qua. Ok, scusa per prima. Resta qui un attimo. Mi dispiace. Entrai qua dentro. Entra. Resta lì. Mamma mia, il sederino in fiamme, ti do anche il bagnetto. Allora, apriamo l'acqua del sesso. Oh! Ecco, è ora. Prendiamo il bambino che... Ok. Siediti! Ma va a cagare. Allora, buttiamo il bambino. Oh, ti hai lavato il bagno? Per ora sei un pochino troppo... No, però non sei molto asciutto. Adesso un attimo nel freezer. Toh, mi sono sbarazzato. Però io mi sento in colpa. Uffa, ti sei ribagnato quando... Ma c'è una volta che non ti bagni in cottura. Idiota, mi ha spaccato una tazza! Tieni in testa! Dai, l'ultimo bagnetto e ti devo dare la buonanotte. La tua mente bambinese. Tiriamo lo sciacquone e addio! Ok, basta, mi hai stancato. Dormi fuori! Anzi, io ti voglio portare con me in un posto. Resta qua. Resta qua. Però io nel frattempo voglio fare qualcosa. Ah! Vabbè, su quel bambino non ci sarà qua fuori. Ma tu mi segui gapponando, piccolo malmocchio? E allora? Uffa, basta, ti mando a dormire. Che da che ti hai finito i pupazzi? Ti mando a dormire, non hai stancato. Ah, eccoci qua. Ok, ora... che sto svenendo. Mappe numero 2.
ancora ora. Poi mi guardate un visto. Piccolo bimbo da orecchie da gatto. Io ti tiro. Scusate. Ti ho del pane. Guardati questo. Insieme ai tuoi 15 miei fratelli. Allora. No! È scommesso il biberon! Dov'è? Dov'è? Un'animata di gatto. Di gatto. Bimbo! Io ho fatto fatica! Mamma mia! Ora che è? Fra poco mi volano le mutande! Resta qui che me ne dai mutande! Mamma mia! È scappato! Bimbo! Io ti devo prendere! Ah, non ti posso prendere! Mutande! Ah! No, ma che che carino stai vedendo, mutande! Tornate da me! Che fai, eh? Perché ti tenevi gli occhiali? Ah, mamma mia, ti voglio solo sparare in testa! To? Un'emergenza! Allora, perché ho le mutande, ora voi siete addosso ad una persona. Innanzitutto laviamo, ti devo lavare. Ehi, bimbo. Ok, ora devo mandarti a letto. Aveva gli occhi satanici. Bimbo di cacca. Oh, yeah. Vabbè, non me ne frega. Ti metto a dormire. Dormi. Ovviamente tu ora vuoi la pecora. O il coniglio. Io ti passo da... To. Dormi con quello. La storia del principe il coniglio. Ciao, piccolo coniglio. Sempre... Con i bambini di oggi gli devo proprio dire questo. Lo vuoi? Un bacino? Questo? Questo? Ok. Allora, almeno questi cosi qua ti difendono. Anche questo? Ah no! Papà Zalla, difendilo! E ora riprendiamo il mio libro che ti ho in faccia. Allora, continuando. Allora, sta... Il signore degli anelli stava per prendere il coniglio. Fine. Dormi, idiota! To. Ora mi posso rilassare guardando la mia TV. Guarda, mi sento assonnato. Vediamo che la metto in TV. Ehi, chi è? Eh? Mi hanno... Era venuto... Raga, avete visto pure voi che era venuto un coniglio? Ehi, questo affare! Vabbè, lo lascio qua a caso. Fammi dormire. Metti la scatola sul tavolo del salotto. Ma è caduto un nuovo a caso, ma che diamine è sto
Raga, giuro, questa qui adesso è l'ultima notte che faccio e vado a dormire stupidamente come un idiota. Buonanotte. Allora, devo prendere... Bimbo! Che sei, piccolino? Oh, di sicuro... Di sicuro hai fame, dai. Tranquillo, vengo. Vado a prenderti il latte, piccolo coso satanico, che per ora il latte è scomparso, non è che fosse... Anzi, dov'è il latte? Non c'è. Scusa, bimbo, però dov'è? Rilassati, guarda la TV sul divano, esci e chiudi la porta. E l'ho chiusa. Cambia il bambino. Calma. Bimbo strano, io non so proprio cosa fare, quindi piccolo bimbo, io divento un neonato.